al Teatro della Fiera di Milano vi invitiamo ad aprire la finestra sulla Via del Successo. Inchiesta musicale sul modo di riuscire nella vita. Testi di Marchesi e Metz. Frattini e Terzoli. Musiche originali di Mario Bertolazzi. Con Carlo Campanini. Tina De Mola. Gianni Agus. E Walter Chiari. Signore e signori, buonasera. Eccomi qua pettinato e con la cravatta soltanto per voi. Dunque, innanzitutto una premessa. Dicono che io quando incomincio a parlare non mi fermi più. Dicono che quando io parlo indugi a parlare perché mi piace ascoltarmi. E quello che è grave, dopo essermi ascoltato, che io mi approvi. Questo non è vero. Ad ogni modo, se un po' è vero, cercherò di limitarmi. Anche la televisione era il pensiero, le mani nei capelli avevano questo chiaro e adesso incomincia a venire qua. Quando parlo non si ferma più, sta davanti alle camere, dobbiamo tagliare, finire lì, mutilare i numeri, quelle cose lì. No. Ho il senso della misura, mi hanno dato 2 minuti e 2 minuti io durerò. Poi vedete questa cosa qua? L'hanno escogitata per me. È una pettuccia legata qui, l'altro capo ce l'ha in mano il buon Campanini, il quale ha l'obbligo di tirare non appena io sto oltrepassando il tempo che mi hanno concesso. Carlo, ci sei? Guarda come lavora. Fatti vedere. Lui è quadrato, preciso, quadrato anche se rotondo, non si sa come si fa. Allora Carlo, hai capito? Sì, stai tranquillo, stai tranquillo. Ecco, tu quando vedi che io sto oltrepassando 2 minuti, tac, tiri la corticella. Sì, Walter, guarda, io ti conosco, io lo so. Io tirerò, ma tu continuerai a parlare, lo so. Lui che mi vuol tanto bene. Ha lavorato 3 anni con me, ogni volta sta attento, la misura, non c'è sulla misura. Lo so. È lì preoccupato. Ce l'ho il senso, poi so la televisione cos'è. È una cosa importante che io rispetto. Sì, vabbè, ma Walter, anche perché, guarda, è passato 1 minuto e mezzo con la premessa. Ah, è vero, è vero, è vero, finire, è vero, è vero. Mi raccomando, eh. Allora, signore e signori, cos'è la Via del Successo? Innanzitutto è difficile e arduo presentare una rubrica che abbia questo titolo perché si corre il pericolo che se non è proprio una cannonata, anzi una missilata, perché con i tempi che corrono i cannoni sono roba da museo, e anche se una missilata qualcuno può anche dire era una missilata ma c'era un cane dentro. Cattiveria. Dico, se non è una missilata proprio, fa dire a qualcuno, con quello spirito facile, a qualcuno, gli amici sono sempre gli amici, no? Amici, il Garinel, Giovannini, il Leglio, la Giancarla, Luttazzi, così, il Romano, Pippa Nera, quella gente lì, che poi dicono, ma che Via del Successo, quello lì è il vicolo del fiasco. Che non è poi una battuta molto buona, ma è cattiva, ma molta gente confonde la cattiveria con lo spirito. Però Riva è molto migliorato. È migliorato, è più umano, bravo Mario se ci sei. Dunque, spieghiamo la Via del Successo, mi rimangono pochi secondi e voglio rispettarli. La Via del Successo, signori... Gliel'avevo detto io di tirare piano. Lui non sa, non ha il senso della misura, ecco. La Via del Successo è quella via, quella Monte Napoleone o Via Veneto, della vita sociale degli artisti, per la quale si incontrano appunto quelli che sono arrivati, quelli che sono riusciti nei diversi rami della vita. Dunque, perciò... Da oggi in poi, chiunque di voi sente di avere una qualità che lo porti al successo, chiunque di voi voglia avere della fortuna. Cos'è successo nella vita del successo? Chiunque voglia avere, non so io, fortuna negli affari, nella matrimoni, voglia divenire un bravo artista, uno scrittore di grido, un pittore, chiunque sente di avere una qualità che lo possa portare al successo, ci scriva. Noi cercheremo insieme la via del successo. Dio, non la troveremo per tutti. Ma per qualcuno la troveremo. Sarà una via difficile da trovare. Molti si accorgeranno che l'ubicazione di questa strada non la si può così stabilire. Ci si trova molte volte per fortuna, per caso, così girando.
Molte volte si spendono anni ed anni per cercarla, Walter, e non la si trova. Cosa Walter, c'è? Guarda qui. Oh, ti si fa trovare il polso ma cadendo, che, ma no, come ti spiace, no, come mi dispiace. L'orologio! Che bellino il Natale! Chi te l'ha regalato? Tua figlia? Ma che mia figlia? L'orologio? Sì. 3 minuti sono passati. No, io l'orologio anche 1 minuto e mezzo. Che minuto e mezzo? Guarda qua. Ma non va bene, scusa. Poi non va bene, l'orologio americano, ma in America ho fatto uno spettacolo su una ditta pneumatici. Ah, ecco, perché è di gomma. Ai minuti elastici, per quello che... Sì, adesso se permetti, dovrei dire anch'io una battuta, se sì, permetti. Dilla. Dovrei parlare del sorriso come base fondamentale del successo nella vita. Dio, che cretinata. Ecco, questa è una cretinata. Scusi, come l'unica scusate battuta televisione, che io avevo promesso a loro di non interrompere nessuno, di non rubare le battute. Beh, devo essere invadente per forza. Perché? Perché il sorriso non è affatto la determinante del successo. Sì, che... Non è il sorriso, è questa. Come questa? La facciata, il grugno. Perché? Perché sì, perché il sorriso non c'entra, esistono facce da successo e facce da non successo. Come? Non importa se squadrati, irregolari come quella del Cambio, rotonde come quella del Degoli o del Lombardi, non importa. Faccio c'è la faccia da successo e c'è quella no. Non è colpa tua, dai, non è colpa tua, dai, su. Mi levi anche il pane, Walter, non è carino. Guarda, io volevo soltanto dirti che, secondo la tua opinione, è errata. Okay. Perché vedi, ma allora tutti quelli che nella vita hanno il viso come quello di una persona importante, insomma i suoi socia, dovrebbero fare tutti lo suo stesso successo, la sua stessa carriera. Vedi che l'hai detto, è così. Ma no, così. Che non è così, è per così. Carità. Ma scusa Walter, ragiona un momento. Il mondo è pieno di gente che ha la faccia di Vittorio De Sica. Ah, di Vittorio De Sica ce n'è uno solo. Per fortuna. Direbbe Mario Riva. Direbbe Vittorio De Sica. Ah, vabbè. Beh, ad ogni modo, guarda, chi non è riuscito è perché non ha avuto le chance, no, la possibilità, perché nel momento in cui passava di fronte al baglio di una critica, forse il riflettore non illuminava esattamente una qualità. No. Forse era spostato così. Allora tu dici che uno che avesse la tua stessa faccia godrebbe dello stesso successo. Meglio di me, forse. No. Più successo di me perché non avrebbe la testa mia. No, guarda Walter, io ti porto un esempio pratico. Per esempio prendi la Borroni, sì, Marisa, guarda sì, quanto è carina. E beh, il suo successo lo deve tutto al sorriso, lei, no? Sì. Ah, anzi, ma lo sai che in questi giorni si sposa. La Marisa Borroni? Si sposa, sì. Ma che simpatica. Simpatica, sì. Senti, sì, falle gli auguri da parte mia, e al marito. Non mancherò. Poveraccio marito. Perché? Senti, un uomo che debba sposare una donna che per ragioni di lavoro debba sorridere dalla mattina alla sera, pomeriggio, in tutte le evenienze, la notte, sempre sorridere, te le immagini? All'uopo, leghiamo sì, all'uopo. All'uopo vi presenteremo una scenetta che voglio appunto rappresentare il marito dell'annunciatrice sorridente, interpretato da Tina De Mola e da Gianni Agos. No, poi, no. E si cerca di arrestare la terribile invasione di cavallette che, oltre ad aver distrutto un intero raccolto, ha posto gli abitanti in una disastrosa situazione. Cose spaventose, una volta non succedevano. Io quando penso a quei poveretti soffro tanto, ma così tanto, come se la disgrazia fosse successa a me. Buonasera tesoro, come va? Signore, buonasera. Come va? Ma fatti vedere come sei bella questa sera, cosa hai fatto? Sei stata nel parrucchiere, Ma che bella messa in onda! Lo credo, è una messa in onda di Romolo Sil. Senti tesoro, cosa abbiamo da mangiare? Una fame da lupi. Qual è il nostro programma di questa sera? Tra pochi istanti andrà in onda il risotto all'onda delle 21:15, un giallo con funghi che non ti farà dormire. Qui farà seguito la terza puntata di Piccolo Pollo Antico, polpettone settimanale ripieno. Data la natura del contenuto, se ne consiglia l'assaggio ai soli adulti. La replica delle banane concluderà la nostra serata. Signore, buon appetito. Ah, bene, basta che si mangi, figurati. Ho avuto una giornata intensissima di lavoro. Ah, meno male, adesso mi porti il risotto, Sentite, signore, siamo spiacenti di dovervi comunicare che per un improvviso guasto al trasmettitore del gas, indipendente dalla nostra volontà, siamo costretti a sospendere l'andata in onda del risotto all'onda che verrà ritrasmessa non appena possibile. Nel frattempo, vogliate gradire un documentario sulla pesca del merluzzo nei mari del nord? Tieni, è interessantissimo. Ma proprio perché mi interessi la pesca del merluzzo? Ma è possibile che tutte le sere sia la stessa storia? Pronto? Sì, sono io. No! È terribile! Cosa è terribile, caro? La zia Giuditta! Ma com'è successo? D'improvviso. Oh, poverina. Povera zia Giuditta. Non mi dire che è morta. Poverina, così giovane, così in gamba. Sì, certo. Certo, perfettamente d'accordo. A fra poco. Ciao, caro. A fra poco, ciao.
Hai mai sentito? La povera zia Giuditta? Ha interrotto le trasmissioni. Dico, è morto, oh, poverina, quanto mi dispiace. Per me è stata come una seconda mamma. Non so se riuscirò a sopportare un dolore simile. Quante brutte cose siamo costretti a vedere in questo nostro cinema. Ma cosa dici? Oh, scusa, mi correggo. In questo nostro mondo. Povera zia Giuditta. Ma come, me lo dici così? E così come? Ma sorridendo, ma dico, è morta zia Giuditta e tu sorridi come se niente fosse accaduto. Ma io soffro, tesoro, quanto e forse più di te. Sì, ma non si capisce. Io mi domando cosa dirà la gente, cosa diranno i parenti domani al funerale, vedendoti così. Ah già, il funerale, a proposito, bisogna che telefoni al direttore dei programmi per un permesso, è già. Pronto? È lei, direttore? Sono Marisa Bottoni. Mi scusi se la disturbo. Sì, una cosa grave. Grave e dolorosa. È morta una mia carissima zia, domani ci saranno i funerali. Volevo chiederle un permesso. Sì? Appunto. Posso? Lei è molto gentile. Puoi immaginare, sono letteralmente sconvolta. Grazie. Grazie per il permesso. Buonasera, direttore. Buonasera. Buonasera. Beh? Ho avuto il permesso. Di venire al funerale? No, di piangere. Povera zia Giuditta, ma lo capisci? Ma va bene, ma tu non piangere. Il sorriso fin dai tempi di Leonardo e lo prova Monna Lisa del Giocondo, col dolcissimo velluto del suo sguardo fu motivo di successo in tutto il mondo. Si trovavano i musei allor la gloria di durata garantita senza fine. Oggi invece puoi inserirti nella storia sorridendo dalle mille copertine. Dalla fame il piedistallo, sorridendo che fa invidia ad un cavallo, quando ride assomiglia a Ribot. Il sorriso di Lombardi è fra quelli più gagliardi. Lui sorride per principio eternamente, anche quando attorcigliato da un serpente. Chi lo sa come diavolo fa? Di sorrisi gran congresso c'è la missa eletta, adesso l'assassino. Ipoteca sul successo, bello espresso che vi ha messo su un messaggio alla celebrità. Questo che amore per la gente è una stella sorridente, e i sorrisi deve averli sempre pronti, anche adesso che ha sposato Carlo Ponti, per dovere di celebrità. Per il celebre Maurizio il sorriso è un vecchio vizio. Lui sorride in astutissima maniera, senza neanche far ballare la dentiera. Come fa? Come fa? Come fa? È la fantasmagoria del sorriso in tricromia. Del sorriso che nel mondo viene trasmesso, perché il solo passaporto per il successo è il segreto di tutte le età. È il segreto di tutte le età. Guardate quelle due persone che parlano per la strada. Uno è un signore sicuro di sé che si ascolta quando parla, forse è un avvocato o un uomo politico. L'altro invece è un giovane modesto, sottomesso, pieno di ammirazione per il suo interlocutore. Eppure basterà una frase per trasformarlo in un leone. Il sorriso è ormai entrato nella politica, e la politica del sorriso è la politica del successo. Ma non si possono prendere delle decisioni irreparabili col sorriso. Ma se questi uomini politici vogliono sorridere, ma lasciamoli sorridere. E se un diplomatico sorride, è anche un buon politico. Beh, ciao caro, arrivederci, buone come cose. Come parla bene, ciao, lei, arrivederci. Effettivamente
No, lei ha da fare tardi. Buongiorno. Come dicevi? No, dicevo, come parla bene, è un piacere ascoltarla. Oh, per carità. Ha ragione, sa lei, è proprio quello che ha detto lei. La politica è, non so, è, la politica è una malattia. È una malattia indispensabile e il sorriso ne è la forma benigna. Buongiorno. Scusa, un momento. Come hai detto? Ho detto che la politica è una malattia indispensabile e il sorriso ne è la forma benigna. Perbacco! Cosa c'è? Ma sai che bella! Dove l'hai letta? Dove l'hai letta? Non ho mica letta. No. Vabbè, sì, l'avrai sentita. L'hai sentita alla radio da qualche uomo politico. No, da Zatterin. No, questa è una cosa più vecchia, da Clemenceau. No, signor mio, non l'ho sentita da Clemenceau. Scusa, ma allora come l'hai appresa? Signor mio, non ho mica... L'ho pensata, è una frase mia, così l'ho pensata io poco fa. Tua! Sì, mia. Questa frase è tua! Sì, ma non volevo mica offenderla, io ho detto solamente che... E tu dici che è tua così? Ma perché? Ma tu non capisci quanto è bella! Fa? Ma è una frase bellissima, meravigliosa! È una sintesi perfetta, ma... Questa frase qua è bella? Ma bella! No. Ma lo sai che per dire una frase così ma ci vorrebbe il genio multiforme di Leonardo? Ma ci vorrebbe la fantasia di un Dante, il genio politico di un Machiavelli? Ma ci vuole una testa così? E l'hai detta tu! Tu l'hai inventata, tu l'hai creata! L'ho detta così! Per la prima volta! Oggi l'ho detta la prima volta! Ma lo sai che è il colpo! È bella sì, ma io non mi so spiegare, perché vedi, mio figlio mi diceva sempre che tu a scuola... Perdona, scusami se te lo dico, intanto il mio concetto oramai è cambiato, ma vedi, mio figlio mi diceva che tu a scuola... Tu eri un perfetto cretino. E per me. Cretino, ero nell'età dello sviluppo, non ero ancora formato. Capisco, ti sei perfezionato. Sì, poi mi sono maturato. È una cosa meravigliosa, ma tu scrivi. La malattia, ma, la politica... Sì, ho capito, ma dico, ma tu scrivi. Ma no, tu, non ho la penna, adesso ma, non ho... No, dico, tu perché queste cose non le scrivi? Le butti così, le... Ma tu cosa fai? Sono in banca a lavorare. Tu in banca? Sì. Tu con quel cervello stai in banca? Ma questo è un genio compresso, ti sta criticato. Ma c'è come, per carità. In banca, io ma tu in banca, devi scrivere, ma tu... Scrivo domani, le scrivo una cartolina. No. Dimmi com'è quella frase, come hai detto? La politica è una malattia. E il sorriso ne è la forma benigna. È bella, ti dico che è bella. È bella, perbacco. Sono contento, onorato d'averti rivisto. Bravo. Grazie. Bravo, complimenti, lascia la banca. Sì, lasciala la banca. Subito. Che di ragionieri ne abbiamo fin troppo, ma un uomo che dice una frase come la tua è... Non so che testa. Che testa che c'ha. Ciao papà, ciao. È in ufficio tardi. Senti un po'. No, guarda, parliamo tu non vieni in ufficio. Tu non vieni. Adesso, parliamo un po' di politica. Politica quest'ora, no, guarda, c'è il lavoro. Prima. No, solo un momento. No, lasciami perdere. La politica è una malattia. Allora Marizza, come ci avevi? Io scommetto con te che la Lazio finisce prima della Roma, eh? Sì, può anche essere questo. Ma nel comportamento di una squadra, a volte, ci potrebbe essere anche la politica. E che c'entra la politica? La Lazio e Roma sono due squadre di arci. Lo so, c'è il calcio, però c'è anche la politica. Ma lascia stare la politica. La politica è una malattia. Guarda, noi abbiamo 11 cannoni, sì, non ancora valorizzati. I cannoni servono a fare la guerra. La guerra si fa con la politica. Ma lascia stare la politica. La politica è una malattia. Stammi a sentire bene. Quarta giornata di campionato, va bene? E siamo già a due punti. Due punti che potrebbero essere due voti. Ma... Se non fosse lo sport. Due punti sarebbero due voti nella politica. Ma non parlate politica, dopo quella bella figura che avete fatto domenica. Noi battiamo tutti, vinciamo lo scudetto. E con l'Udinese, che avete fatto con l'Udinese? L'Udinese che sta vicino a Trieste. L'Udine, Trieste, viva l'Italia, Trieste italiana. La politica taglia è una malattia. E non metterò per favore, a noi domenica ci si è ammalato Selmoso. E se non si fosse ammalato, perché si è ammalato? Perché si è ammalato? Perché è una malattia. La politica è anche una malattia. La politica è una malattia. Ma lascia aperta la malattia e lascia aperta la politica. Io voglio parlare di calcio. Posso parlare di calcio? Il calcio. Allora, posso parlare di calcio? Quel calcio, parliamo di calcio. È ignorante. Vabbè, parla di calcio. Parla di calcio, poi finisci. Vabbè, finisci il calcio. Dunque, la Lazio finisce prima della Roma. Ecco, vabbè, basta. Ma che sei razziale? No, sono romanista. E allora? Ci credo, la Lazio dice prima no. Finito il calcio, esaurito il calcio. Allora siamo. No, cos'è? Ignorante, vabbè, ignorante. Lui basta il calcio. La Lazio picchia piede la Roma. Viva la Lazio, momento.
finito lo sport, si può diventare degli uomini, non dico degli intellettuali, ma delle persone che parlano di tutto. Si parla di politica. Adesso sta attento, hai parlato tu, eh? Io ho ascoltato, cazzo, sta attento a questo, attento a questa frase. Caro amico mio, la politica è una malattia e il sorriso ne è la forma benigna. E allora? Forse non l'hai capita bene. No, forse eri distratto, pensavi ancora alla Lazio. Sì. Sta attento, eh? Stammi attento bene. La politica... Dai, Diego, sta politica. Sta attento! Dai, parla di pallone. E poi parla di pallone. No, senti una frase, sentila com'è. Pensa alla politica, pensa alla malattia, pensa alla similitudine, le frasi. La politica... Politica. Noi vinceremo le cose, e tutti votiamo. La politica è una malattia. Il cronometro per dire la verità. Ma il sorriso... Nella forma benigna! Ma che è? La frase pubblicitaria, magari ci serve! E viva Lazio! È una frase bella di Santiago! Ma che c'entra? Una frase bellissima! Che dire una frase così non deve essere Leonardo, io sono Leonardo! Ma che cosa? Io sono Machiavelli, sono Dante! Ma io sono intelligentissimo, perché una frase così uno la dice solo se ha una testa casisa! Ma che forza! Ma c'è state litigate! E lui non la capisce! Ma litigate! E questo che fa parlare per forza di politica, De politica! Ma la politica è una malattia! E il sorriso è la sua forma benigna, sorriso! Che cos'è? È qualcosa di preciso, non so che, per attrarre l'attenzione della gente, alle volte basta niente, basta avere del cachet, basta un bel viso, ma basta un bel sorriso. Ecco all'improvviso il successo arriva a te. Tina Pica oggi ha fama nazionale in virtù del suo vocion baritonale. È un successo eccezionale. Mamma mia bella, che paura, che brivido, che impressione. Eccomi arrivata alla televisione. Non volevano farmi venire, ma hanno detto: Tina, mi raccomando, la televisione entra dentro le case, ci sono pure i bambini, attenzione, niente scena d'amore, e mi raccomando, niente baciuzzi. Niente baciuzzi, ho detto, com'è severa la censura. Dice, no Tina, non si tratta di censura, è che i bambini si spaventano se ti vedono, gli vengono le convulsioni, e vi scienziella. Oggi è l'epoca di noi altre maggiorate fisiche. Anche Sofia Loren deve il suo successo alla femminilità. E se è femmina Sofia Loren, a 23 anni, figurate io alla mia età. Con permesso, mi ritiro. Sì, c'è così da porto il salsatore, quel suo stile disinvolto da garçon. È il suo modo di narrar le barzellette, anche quando sono vecchiette. Hanno sempre del bon ton. E me voilà son qua. Voi tutti mi avrete già riconosciuto. Sono io, il Magliardo, il conquistatore, il Casanova della classe 1911, il Don Giovanni del terzo genio Zappatori. Mi hanno pregato di svelare il segreto del mio successo, lo farò volentieri. Il segreto del mio successo è tutto qui. Il sorriso che io strappo ai miei ammiratori con le mie boutade, con i miei calembours, tradotto dal gallico con le mie barzellette. A proposito di barzellette, me ne sovviene una veramente carina, una barzelletta formidabile, non so se loro la conoscono, quella del dentista di Edimburgo. È vecchia? Bigliacco, ottuagenario, frammento etrusco. Visto che in sala mi si fa del sabotage, je change il personaggio. Non andate via, rimanete lì, ritorno subito a moment. Pardon. Come lor signore in sala, se sono astuti e avranno capito. E mese allora se ne sconde un argumeno.
una che vuole sabotare, una che ha delle intenzioni belle cose. Ma io le sistemi subito piazzando e ne barzelletta svisere, zoc, così mi vuoi. Barzellette svisere, e ne barzellette, ce le dico, c'è un tempo, ce le dico. Così se non si offendono ce le dico, se si adottano ce le dico, se si adottano. E ne barzelletta, che parla delle svisere, no? E in certe borghe novi time leone, no? Forse loro le conoscono, uno che ha fatto i soldi col contrabbando di acqua minerale, forse loro le conoscono, no? Quelli lì con l'ete mobile passa sem ponte, in Switzerland, che poi è sempre Svizzera, sem ponte. Ad entrato, senti delle grida che vengono del fiume, che fanno così. Aiuto. Allora cosa fa? Sente delle macchine, si spoglia poco, perché siamo la televisione è troppo, non si può, si spoglia e si tuffa nel river, un po' per salvare l'uomo. E un po', perché faceva caldo e ci vede voglia di fare il bagno. Se tu fa nuota patracci a rana, così, no, così, piglia l'uomo e le porta a ride. Grazie e preghe, e il timulione Bergenovi riparte con l'automobile. 2 ore dopo, a Los Anna, quando passavano in incrocio, un uomo ci attraversa le strade, lui trac, e dosso. Sente delle macchine per vedere le facce dell'uomo che aveva investito, qual è il suo stupore nel notare che l'uomo investito era lo stesso che lui aveva salvato 2 ore prima. Va lì vicino e ci fa, signore, sei vivo? Quello là apre gli occhi, lo riconosce anche lui e esclama, è volubile lei, eh? È buona, è venuta così, Delia, caro, ci riesci a primeggiar, scatenandosi con foga nel danzare. Il successo lei lo deve alla frangetta, al suo tipo di maschietta. Che la gente sa incantare. No, pancere, io sto, agitandomi un po', stare ferma, non so, sto. La frangetta quando fa è là, lei fare cia, ma il mio ballo preferito, rese ballo di San Vito, no. Va meglio, eh? Sì, va meglio. Sì. Provate un po' a lasciarmi? Sì. Ma che non c'è niente da fare. Bisogna aspettare che mi scarichi tutta prima. Sì. Ma dura molto questa faccenda? Sì, fino alla primavera. Sì, fino alla primavera non mi fermo più perché io sono un'attrice invernale. Invernale? Sì, perché mica lo faccio apposta ad agitarmi così. È perché ho freddo. Sì. E le mie riviste si rappresentano solo d'inverno e allora... Poi d'estate mi affloscio. Sì. Ma sai perché? Sai perché d'estate io mi affloscio? Perché ti affloscio d'estate? Perché se io non avessi debuttato in una rivista estiva non sarei mai diventata celebre. No. Non avrei mai avuto successo così. E che questo ballo di San Vito attacca anche noi, capisci? E allora cosa si fa? Ma prova a cantare, forse ti passa. No, quando scende io sto, agitandomi un po', stare fermo, non so. Il semaforo suona, è il segnale. Sta per arrivare una personalità nella via del successo. Benvenuto nella via del successo. Come va? Come stai? Molto bene, grazie. Dunque, io ho ricevuto una telefonata urgente oggi pomeriggio, era a Cervini, era andato su a sciare, mi hanno detto vieni giù in fretta. Io dico, si vede che Walter non è arrivato, dicevano che non arrivava mai. Era molto probabile. Allora sono venuto giù di fretta e invece trovo qua il Walter. Cosa è stato successo? Bene. Come mai? Innanzitutto grazie molto perché hai dimostrato una gentilezza e uno stoicismo notevole, perché lasciare le nevi di Cervinia per venire qua, guarda, ci vuole un senso del dovere che io per esempio non ho. Secondo, ti abbiamo chiamato qua perché è la rubrica del successo, il sorriso del successo, nessuno come te con quel sorriso indefinibile
alla Gioconda, così dolce e sconcertante insieme, ha più motivo e titoli per arrivare fin qua. E allora, vedi, vogliamo soltanto farti provare qualcosa di quanto tu fai provare agli altri settimanalmente. Se permette. Veramente questo mi sa un po' di tranello. No, guarda, tranello è una specie di gabbia di trappola senza uscita. Lì c'è una porta democraticissima che si apre entrando e si apre anche uscendo. Sì. Ho capito, ma che genere di domande mi volete fare? Guarda, ti facciamo le domande su un campo che tu devi conoscere assolutamente, che sei obbligato a conoscere. E se vinco cosa mi dà? Dunque non te lo diciamo, sennò ti innervosisci. Il premio massimo. Premio massimo, però ti diciamo quanto perderesti. Forse ti nervosirà di più. Sì. Quanto perde se non sa rispondere? Perdi 100.000 lire. Ah, e è impallidito. Beh, sarebbe la prima volta che paga di tasca sua, sai. Allora no. Allora, dunque aspetta un po', perché io non conosco bene la prassi. Tu a questo punto cosa fai? Perché io dovrei essere il Mike Buongiorno alla situazione. Le buste. Ah, le buste, è vero. Le buste. Ricordati che per facilitarti il compito e per lasciarti in quell'atmosfera familiare nella quale ti trovi tu di solito, abbiamo pensato a ricostruirti un po' il tuo piccolo mondo intorno. Sì. Perciò, campagnoli, le buste. Campagnoli, ecco campagnoli. Allora, vabbè, niente, la solita formalità. Quale sceglie? Voi scegli quella che ti sembra, non so. Ma io cerco questa, perché questa è più grassa, vero? Mi sembra più no, buona. No, guarda. Non fare finta di non capire, sai benissimo. Non è il pollo, è la busta. Ah, la busta. Ecco, vuoi che io faccia la campagnoli? Sì, ecco, sì, scelga lei la busta, signorina. Vuole che scelga io? Sì, grazie. Speriamo che le porti fortuna. Come elegante oggi. Sì. Più elegante dell'altra settimana. Su, avanti. Avanti. Senta, adesso non parlo più perché ho parlato troppo e fa male la testa. Allora, qui sono le domande, qui c'è la mia cartella, mi pare, vero? Sì. Allora, cosa devo fare? Entro in cabina? Allora, sì, loro possono andare. Senti, guarda. Alla direzione, che le domande non tornino, non gliene importa niente. Ma questo qua. Ha ragione. Dunque, vediamo. Ah, questo è il momento per voi. Per voi Degoli, Levratto, Mambelli e Zago, tutti bocciati. Gustatevelo. Gustatevelo tutto. Non è il momento di spegnere il televisore. Se invece l'avete già spento prima, non sentite, peggio per voi, se l'avete spento da Mike. Allora, Mike, mi senti tu? Ora sei tu, Mike. Io sono, posso essere te già, io sono te. Tu sei un concorrente, io sono Mike, buongiorno. Sì, signor Mike. Va bene, allora posso fare Mike. Dunque. Chi è il notaio? Campanini? Il notaio? Lui è il notaio. E la tribuna dei giornalisti? No, non ci sono. Piedi. Dov'è il Campanini? Sono qui. Sono qui. E dai gli occhiali? Sì. Oh, avevo i fogli in mano. Mi dai gli occhiali? Li hai sul naso. Ma è per vedere. Questi per vedere il foglio, gli altri per vedere le parole, non so se. Tieni, per le virgole. Io penso fin troppo. Saltiamo le virgole. Allora, lei mi sente bene? Sì. Dunque, è una domanda non molto difficile. Prenda il suo tempo, non risponda precipitosamente e si ricordi che la prima risposta è quella valida. Sì. Va bene. E guai se si tradisce, se dice Giuseppe, ma prima dice Giovanni Giuseppe. Non sia troppo pignolo, andiamo. Io ho visto quello che è successo giovedì. Andiamo, su. Allora, la ferrovia Mombasa-Nairobi-Kampala. Quanto è lunga?
Va bene, sì, sì, questa. Ma aspetta un momento. Quante traversine ci sono sul percorso? Facile, facile. Beh, un momento, non è finita. È una di quelle famose domande ultime che comportano una risposta sola, ma hanno il modo di essere una bibbia di domande. Quante traversine sono state sostituite dopo il 1948? Bene. E quale voto ha riportato in matematica il figlio del cantoniere negro del tratto Calongo-Mandura? Mandura? Allora? Per favore, mi vuol ripetere la domanda, non ho capito. La domanda? Non ha capito. Guardi che abbiamo soltanto 50 minuti. No, guarda. No. Va bene, prima la facciamo a sezioni. Va bene. A sezioni. Allora, quanto è lunga la ferrovia Mombasa Nairobi-Kampala? È lunga dal capolinea al punto d'arrivo. Bravo! Bravo, signor Mike Garoppo! Pensi che io non lo sapevo? Io pensavo che continuasse anche dopo. No, no, no. No, no, momento, momento. Sì. Qui dice che continua. Ah, sì. Continua da tornando indietro dopo? Sì, sì, no, sì, no, è valido. Dunque, quante traversine ci sono sul percorso? Beh, dipende, vede, signor Mike. Lei quali traversine vuol sapere? Quelle da 3 o 14, 3 e 14 o 4 e 17? Sono... Questo gli esperti non lo sanno, poveracci. Ci sono esperti, due tipi. Non sono mica delle persone che sanno queste cose qua, loro. Lei faccia un tipo unico, ecco, unico, facciamo sì. Una cosa in famiglia, ecco, sì, facciamo sì. Una cosa in famiglia. Allora faccio la somma, va bene? Faccio una somma. Cosa mi aveva chiesto, scusi? No. Avevo chiesto quante traversine ci sono sul percorso. Ah, 3.457.111. È incredibile! Sì. Niente, non è vero. Ah, sì, 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 è verissimo. Sì, avevo letto il numero dopo, è verissimo. Bravo, bravo. E allora, quante... attento a questa domanda. Forse è la più difficile. Quante traversine sono state sostituite dopo il 1948? 747. Qui no. C'è una cosa, no. Ci vuole un notaio. Attenzione. È un 700, no, è un 700, sembra un 1 o un 7, non so, no. C'è un dubbio. È un... No, bisognerebbe chiedere, chiedi alla... Un attimo solo. Solo un momento. Ma lei sì. Ce l'ha con me proprio. Ah, ha sentito? Sì, dica quante sono? Sì. Ah, va bene, sì. È giusto? Quanto ha detto? Bisogna attendere. Che cosa? Sono andati a contarle. Un momento, siccome c'è l'approssimazione, da 1 a 7, accettiamo ugualmente la risposta. Va bene. Sì, la risposta è valida. Non dicevo lei, la risposta è valida. Allora, ultima domanda, dopo la quale ha vinto la somma. La somma massima, quale voto ha riportato in matematica il figlio del cantoniere negro del tratto Calongo Mandura? Attenzione. Senta, qui c'è molto odore qua dentro. Sì, è perché abbiamo usato la stessa cabina vostra di giovedì, guarda. Allora, quale voto? Forse ha voluto prendere il tempo per pensarci. Quale voto in matematica ha preso il figlio del cantoniere negro? Intanto che ci pensi bene. Beh, dunque, dipende da quale trimestre. Il primo, il secondo e il terzo. Faccia la somma di tutti e tre. Così passa. Beh, guardi, era 4.5. Esatto! 5, 6 e 3.5, esatto! Bravo, signor Mike Garoppo, ha vinto! Ha vinto! Sigla! Molto bene. Può uscire. Bene. Molto bene, complimenti di vita. Bravo, bravo veramente. Allora, i 5 milioni sono tuoi. Bene, allora io sono pronto a incassare. Li incassi con un sorriso, perché sono 5 milioni simbolici di auguri per quella nuova trasmissione che stai adesso conducendo, che sembra, pare, sia più ardua ancora di Lascia Raddoppia. Ti facciamo degli auguri veramente affettuosi, ci hai veramente aiutato e contribuito al varo, spero felice, di questa trasmissione. Però c'è un riconoscimento che non è soltanto simbolico. Signorina Borroni, il semaforo d'oro del successo. Ecco il semaforo d'oro, questo è il primo che noi consegniamo stasera. Forse anche l'ultimo, perché mi piacciono molto, cercherò di fregarli tutti. Ecco il semaforo d'oro, questo è tuo. Grazie, sei molto gentile. Allora,
Anch'io, se permetti, voglio farti tanti auguri per la tua nuova rubrica. Grazie. Noi qui siamo tutti molto lieti che tu sia entrato a far parte della nostra famiglia. Grazie. E io sono sicuro, io ogni tanto faccio qualche predizione e sono riuscito ad azzeccarne qualcuna. Io sono sicuro che Walter Chiari farà molto successo in televisione. Grazie. E a lui dovremo certamente le più belle trasmissioni televisive di varietà, vero? Grazie. Facciamo un applauso. Bene. Io vado. Ah, scusi, sì. Posso fare dei saluti? Voglio fare dei saluti. Senz'altro, l'abbiamo chiamata qui per questo, perché sappiamo che lei non ha mai il tempo di salutare gente per la strada. Sì. Allora, io voglio mandare tanti saluti al signor notaio, che è sempre così gentile con me, e voglio fare tanti auguri agli esperti della sfida al campione, che siano bravi come gli esperti di Lascio Raddoppia. Mando tanti saluti alla signorina Campagnoli e ringrazio anche la RAI, ringrazio la RAI che mi ha fatto lavorare in televisione e così ho potuto avere anch'io il semaforo. Grazie, buonasera. Accidentaccio, maledizione, mannaggia! Ma con chi ce l'hai? Ce l'ha col grigio. Grigio? E chi sarebbe questo grigio? Papà! Papà? Tutti i miei amici hanno la motocicletta e io no! Cosa dovrei dire io allora che ho una casa che non serve? Ma come non serve? Ma se ci abitiamo? È piccola e non posso dare nemmeno una festa. E poi anche se volessi non ho un abito da cocktail. Invece di fare dei sogni impossibili, prendete un libro e mettetevi a studiare che sarebbe anche ora, vero? Va bene, grande capo, va bene. Il colpo gobbo di Max Filet. Ci vorrebbe proprio un colpo gobbo per fare un po' di quattrini, eh? Un colpaccio gobbo alla Max Filet. L'hai letto? Ah sì, sto quasi a metà, dammelo. Non ho mai l'ho cominciato e lo voglio finire. No, lo voglio io. No, no, lasciami questo libro, lasciamelo che voglio studiarci sopra. Ma lo voglio io. Ma magari sei un bel tipo, sai, lasciami. Salve ragazzi. Oh, finalmente vi vedo con un libro in mano, bravi. Stavate studiando? Io volevo studiare, ma lei dice che il libro serve a lei. Perbacco, vi litigate anche per il libro. Mi fate cadere proprio dalle nuvole. Meritereste un premio. Papà, ho visto una motocicletta che costa una sciocchezza. E qui sopra c'è un vestitino che è un amore. Anche questo costa una sciocchezza. Vabbè, se costa una sciocchezza sì, si può anche comprare. Bene. Magari a rate, se siete promossi a giugno. E allora dici che non ce li vuoi regalare? E perché? Visto che vi siete messi a studiare. Quanto costa la tua motocicletta? 2000 piotte. E il mio vestito 1000. Piotte? Sì. Oh beh, allora è una sciocchezza. Sì. Nel vostro linguaggio la piotta è una lira, no? No, papà, sono 100 cucuzze. 100 lire. Vabbè, 100 cucuzze, 100 lire, 3000 piotte sarebbero 300.000. Alla chiamate una sciocchezza voi? Per uno un po' dritto, sì. Ma tu non sei dritto. Beh, vabbè, sono un po' curvo, ma sai, io faccio l'impiegato. Ma e no, poi sempre a scrivere, al no, favorito. Non sei dritto, non sei furbo. Il mio amico Alfredo sì che ha un grigio in gambissima. Cos'ha, un gatto grigio bravo? Ma un padre bravo. Ah, perché voi i padri li chiamate i grigi? Eh. Oh, bel rispetto. Cosicché anch'io sarei un grigio. Beh, certo, non sei più un bel moretto, eh. Eh già, ma i capelli bianchi li ho fatti per lavorare per voi, per mantenervi come si deve. Sì, come si deve. Sì, caro. Intanto io con le mie amiche sto facendo una grigia tremenda. Cosa hai detto, Maria Pia? Una grigia tremenda? Ma grigia tremenda, sarebbe una madre tremenda, ma che vuol dire? Ma che significa? Ma che sta facendo una brutta figura, papà? Tutte le mie amiche mi hanno invitato delle feste, io non ho mai potuto ricambiare. Già, perché? Che devi festeggiare? Le bocciature? E io che devo sempre andare a scuola in tram mentre tutta la mia gang è motorizzata. Sentite ragazzi, mettetevi bene in testa che io non posso permettermi il lusso di dare dei festini, dei ricevimenti, di mandare in te in giro con la motocicletta da 2000 lire, con la professione che io esercito. Che non eserciti, come papà. Un esercito? Io non faccio il cassiere in banca. Appunto, non lo fai bene. Senti qui, qui c'è il callo sul polpastrello, furia di contare biglietti di banca, tocca. Se sopra il callo ci mettessi un po' di colla... Colla? Forse qualche bigliettone ci rimarrebbe attaccato, no? Sì, per passare un guaio. Papà, che guaio? Non hai letto l'avviso? Che uscito il denaro dalla cassa non si accettano reclami. E poi non è detto che i soldi tu li devi rubare. Ah. Tu li prendi in prestito. Sì. Ci fai una bella speculazione e poi li rimetti nella cassaforte. A parte questo io non lo farei mai. Perché non sei un dritto? Vabbè, sì signore, sono un gobbo e va bene, basta. Mettiamolo da parte, discutiamo un po' fra noi. Sì, sì, e se la speculazione fallisce? Meglio! Quei fallimenti a saperci fare, ci si guadagna un pozzo di quattrini. C'è il papà di Andrina che ci campa coi fallimenti e ci campa bene, è una casa magnifica. E due macchine. Di un po', il papà della tua amica è quello che ha il negozio lì di ombrelli, valigie, borsette e cinture di pelle? Sì, indovina che fa.
Ogni tanto lui fallisce e quando è riuscito a ottenere il riconoscimento ufficiale del fallimento, liquida tutto sotto costo. E ne approfitta per smerciare valigie di cartone, borsette di cartone, cinture di cartone e così via. La gente, vedendo che si tratta di una liquidazione autorizzata, ci casca. E lui così vende tutto. E se un truffato gli rompe il muso? È un duro quello. Non ha paura di nessuno, lui. Lui sì che è un dritto. Vabbè, senti, Rossana, me la presenti l'amica tua? Così io mi ci fidanzo. Me la sposo? E il grigio suo che ci sa fare mi insegna l'arte del fallimento. Bene. No, non è onesto, non è corretto. Papà, e che vuoi fare i soldi con la correttezza? Ma con l'onestà non si ottiene più niente, no, papà. Con l'onestà io ho ottenuto la fiducia dei miei superiori. Visto che hanno fiducia, cosa aspetti ad approfittarne? Papà? Avete ragione, mi avete convinto. Oh, meno male. Me la compri la motocicletta? Posso ordinare il vestito da cocktail? Vabbè, momento, piano. Prima devo pensare ad investire le piotte che preleverò dalla cassa, no? Giusto! Perché il grigio lì della sua amica mi ha dato un'idea che mi sembra abbastanza grigia. Farò come lui. Compri uno stock di valigie e borsette. No, no, soltanto cinture, cinghie di pelle. Vorrei dire di cartone. No, pelle solida. Solida come questa che porto io da 20 anni. Guarda, guarda, senti com'è forte, tocca. Papà, ma così non ci guadagni. Ci rimetti. Come ci rimetti? Lo dite voi. Perché il vostro grigio, che sarei io, la cintura la prende e la piega così. E ne fai due. Bravo. No, bel moretto. La cinghia la piego così e vi do tante di quelle cinghiate da farvi stare a letto un mese. Avete capito? Basta, sono un duro! E adesso gli faccio sentire che anche queste... Levate di me! Il semaforo ha suonato, si è acceso e ha segnato verde in Piazza della Scala, aprendo la via libera a qualcuno che è arrivato fin qua, Giuseppe Di Stefano. Grazie, grazie. Come stai? Bene, grazie a te. Bene, lo sai perché ti abbiamo chiamato? Successo e nessuno come te. L'ho già detto, ma il buongiorno, nessuno come te, ma siete in due campi diversi, si può ripetere. E allora, niente, siamo venuti qua a riceverti, perché veramente sei l'ospite più illustre, per chiederti, farti alcune domande, come hai cominciato, come sei arrivato al successo, da dove sei partito. Da dove sono partito? Sì, da dove sei partito, non come luogo, dico, da dove sei partito, così. Dalla Sicilia, quando sono nato. Ecco. Sono venuto su a Milano, questa è la prima partenza. No, io non dovrei chiederti molte cose, te le chiedo perché come posizione ufficiale, io so tutto di te perché abbiamo cominciato insieme. Sì, loro non lo sanno, ma noi abbiamo cominciato insieme. Anni fa, ti ricordi? Sì. In un piccolo giardino con dei militari, pubblico ospedale beneficenza. Teatro dell'arte. Teatro dell'arte. E tu ti chiamavi? Nino Florio. Nino Florio. Nino Florio e io ti dissi dopo che tu cantasti, ti dissi, guarda, e ti fece una predizione, che un giorno, adesso noi siamo qui a lavorare in mezzo ai soldati, un giorno ti troverai improvvisamente, realizzerai di essere diventato qualcuno importantissimo e ti troverai così su un palcoscenico importante, di fronte ad un pubblico importante, colto, attento, e ti troverai di fianco a dei grandissimi artisti. Già, infatti, oggi ho cantato il Ballì Maschera alla Scala, è vero? No, forse non hai capito, non parlo di quegli artisti, dico... Grandi artisti ti troverai un giorno e infatti stasera... Siamo qui con degli amici simpatici, bravi. Vabbè, non detto. Ci siamo capiti. Senti, allora, niente, dobbiamo chiederti come sei arrivato ad essere Di Stefano, il Di Stefano che conosciamo noi, il Di Stefano della Scala, che cosa hai dovuto affrontare, quale vita, che cosa ti sei imposto? Ma non lo so, veramente, io ho provato a fare tante cose. E non riuscivano. Provato a cantare, è andata bene. No, perché non hai cominciato a cantare prima di fare le cose che non riuscivano? No, non sapevo di avere la voce. Questo è molto bello, è molto umile, molto semplice e molto vero. E hai realizzato tutti i tuoi sogni? Sì, tutti, quasi tutti. Tu sai che a me piace fare gli scherzetti così. Guarda, ti conosco da ragazzi. Le imitazioni. Per esempio, vedi, tu sai che io ti conosco bene, no? Amici da ragazzi, vedi.
Per la verità, io ti ho seguito sempre nel tuo lavoro, nel tuo arte, così bravo, con quello spirito. E carezza l'orgoglio. Molto bravo, bravo. Anzi, se loro permettono, vorrei fare un'imitazione del più grande comico italiano. Grazie mille. Carlo da Porto. A guardi un po', Chianti Norri come a lei, le ha sentite solamente in Svizzera. Guarda che è bellissimo, perfetto. È difficile, ma insomma. No, guardi che se ci dico quando l'ha detto è un comico, credevo che parlasse di me, guardi. È un gran comico, non l'ha detto. Stasera, qui, lo spirito di D'Apporto aleggia in tutta la trasmissione. Abbiamo detto, lo merita. Siamo fra amici, no? Sì, fra amici. Allora. Guarda, io non sono un presentatore cattivo, perciò non ti rispondo. Non ti rispondo e non ti restituisco la stoccatina così. Però prenderti in castagna mi piacerebbe. Cioè? Siccome io rimpiango un po' il mio tempo, quando si facevano quegli spettacoli così... belli, non avevamo nessuna responsabilità, nessun prestigio da difendere, perché il prestigio non c'era, c'era solamente una qualità che saltava fuori. Non so se tu riesci a tornare indietro col tempo, con gli anni, e fare quelle cose che erano facili allora, ma adesso non, forse. Guarda, non, per non mangiare, per mangiare si fa sempre tutto. Ma adesso ormai hai già mangiato, sono le 10, hai già finito. Allora, no, quello che le dico io, saresti capace di cantare ancora quelle canzoni che cantavi come Nino Florio, oggi che sei di Stefano? Sì, sì, capisci. Neanche per sogno. Ma il me è forte. Ma lei è il tuo debole, te sei ma dico, che è quei ma c'è un me che parla, no, c'è un italiano che bisogna parlare. C'è qualcuno che strimpella? Come? C'è qualcuno che strimpella? Vorresti farvi accompagnare? Eh. Non solo, guarda, non prendiamo un pianista qualsiasi che abbia così una infarinatura jazzistica. No. Abbiamo qualcuno che già ai tuoi tempi era uno dei migliori scrittori di canzoni, creatori, pianisti, eccetera. È il, guarda, nella cornice del tempo è il migliore. Televisione italiana, tu che puoi tante cose, e che pochissime cose.